insegnante di sostegno dal 2003 nella scuola pubblica e quest'anno per la prima volta non ho avuto l'incarico. Il disagio di queste persone non è il disagio solo di persone che non hanno avuto il loro posto di lavoro dopo molti anni, 10, 15, anche 20 anni. Il disagio di queste persone è il disagio delle persone che lavorano nella scuola pubblica e credono che questo debba essere un servizio che in questo momento viene compromesso. Le classi sono sovraffollate per via della riforma, ci sono meno insegnanti, meno collaboratori scolastici, meno ore di scuola. E allora noi siamo qui per difendere il diritto soprattutto dei cittadini, dei ragazzi, delle nuove generazioni ad avere una scuola pubblica efficiente e di qualità. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso a lottare e quest'anno andremo avanti fino a quando le cose non cambieranno, perché le previsioni sono quelle di un totale di 150.000 tagli nel settore della scuola pubblica. 150.000 tagli significa anche 150.000 famiglie senza stipendio e questo credo che sia una tragedia soprattutto per noi del Sud, che di problemi ne abbiamo parecchi.